Nel video di oggi vi raccontiamo una vicenda davvero sorprendente che ha coinvolto Alessandro Cecchi Paone. La scorsa notte, il noto divulgatore si è ritrovato in una situazione piuttosto insolita, solo e abbandonato in mezzo alla strada a Roma. Ma cosa è successo esattamente? Prima di svelarvi tutti i dettagli, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Tutto è iniziato dopo che Cecchi Paone aveva appena terminato di registrare un appello al voto e si stava dirigendo verso casa. Ha cercato di prendere un taxi nella capitale, ma il conducente, nonostante il veicolo fosse vuoto, ha deciso di rifiutargli il servizio. Il motivo? Una questione di opinioni personali. Il tassista ha infatti dichiarato: "Il taxi è vuoto, ma io non la faccio salire. Mi dispiace, perché parla male dei taxi. Vada a piedi." Di fronte a questa situazione, Cecchi Paone non si è lasciato intimidire e ha risposto con determinazione: "Va benissimo, Uber vi massacrerà." Ha poi chiarito di non avere nulla contro i tassisti in generale, ma di essere fermamente contrario alle corporazioni e ai mercati chiusi, considerando inaccettabile essere discriminato per le proprie opinioni. Nonostante l'accaduto, Cecchi Paone non si è lasciato scoraggiare e ha proseguito il suo viaggio verso Milano, prendendo un altro taxi. Tuttavia, il tassista che lo aveva rifiutato non si è fermato qui. Ha pubblicato un video dell'incidente, spingendo Cecchi Paone a presentare un esposto contro di lui. La denuncia è stata inoltrata alla polizia locale, alla Procura della Repubblica e al Campidoglio tramite il Codacons, con l'intento di far luce sul comportamento discriminatorio del conducente. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di opinione e sull'uso improprio del servizio pubblico. L'assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, ha dichiarato che, se i fatti saranno confermati, il tassista potrebbe rischiare sanzioni fino alla sospensione della licenza. Cecchi Paone ha ribadito che il comportamento del tassista è stato inaccettabile e non giustificabile, indipendentemente dalle sue posizioni personali sui taxi. E voi? Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti sulle ultime notizie.